Allora, adesso l'intervento di Tatiana Gerchig viene da Trieste. Grazie di essere qui. Ho voluto fare un breve saluto nella mia lingua, quella con cui ci esprimiamo a Trieste nelle nostre scuole con lingua di insegnamento slovena. Certo non è facile intervenire dopo due personaggi illustri come lo sono il giudice imposimato del professor Lodolo Doria. Tenterò comunque di dare il mio piccolo contributo in questa giornata di protesta che ci vede uniti, noi, popolo di Q96 e di colleghi precari, nel rivendicare i nostri diritti di lavoratori della scuola. Non ho portato né colori né bandieri, non ho clac al seguito, ho portato solo l'indignazione e la rabbia di una insegnante che ha avuto la maledetta sfortuna di nascere nel 52 e che, come tutti voi, vuole riacquistare la libertà dopo 2 anni di lavori forzati. Era il 29 aprile del 12 quando ci siamo riuniti proprio qui la prima volta. Eravamo poche decine, a dire il vero. Allora il termine Q96 era sconosciuto, ignorato da tutti, anche dai nostri stessi colleghi a scuola. Ci siamo dati appuntamento con gli onorevoli Bastico e Ghizzoni per denunciare un grave sopruso e per pretendere che un errore venisse corretto, che un'ingiustizia venisse sanata. Mai avremmo pensato allora di dover penare e combattere così a lungo. Oggi, 29 settembre 2014, sono trascorsi 29 mesi esatti da allora e ci ritroviamo qui nella stessa piazza, molto più numerosi, uniti e solidali con i colleghi precari, ma più smaliziati e meno ingenui di allora, incazzati quanto basta, disgustati dalla politica, delusi dalla magistratura che ha preferito tergiversare e non esprimersi con una sentenza chiara e definitiva, scaricando la responsabilità da una parte all'altra. E devo dirlo, mi piange davvero il cuore, delusi dai sindacati. Oggi, alcuni hanno aderito alla nostra manifestazione e sono presenti giustamente con le loro bandiere. Bene, bene, ottimo, meglio tardi che mai. Ma aver ignorato per mesi la nostra richiesta di aiuto senza intervenire con una forte protesta come questa, questo ci voleva. Vale, entrare, peccato. E non è il peccato più grave, perché è imperdonabile e scandaloso soprattutto il fatto di aver allevato nel loro variegato vivaio personaggi come Ichino, come Marretta, che in questa tormentata vicenda sono stati fin dall'inizio tra i nostri più acerrimi nemici. Ma nonostante le continue bastonate che abbiamo dovuto subire in tutti questi mesi, non ci siamo mai arresi. Ci siamo mossi in tutte le direzioni e con tutte le strategie possibili. Siamo riusciti a conquistare la stima e la solidarietà di personaggi illustri che avevo citato prima. In questi 2 anni abbiamo operato bene, abbiamo coinvolto politici di diversi partiti che via via si sono schierati dalla nostra parte. Ma, cari colleghi, ma tutto ciò non è bastato. Finora non abbiamo ottenuto nulla e a 2 giorni dall'inizio dell'anno scolastico siamo ancora qui a gridare la nostra rabbia, a pretendere subito e per tutti il diritto di andare in pensione. Ed allora a chi rivolgerci se non al nostro caro Presidente del Consiglio?
l'unico che ha il potere di intervenire immediatamente per concederci la libertà. Non chiediamo un privilegio, vogliamo solo che venga corretto un grossolano errore. Eccolo qui Renzi, eccolo, guardatelo, guardatelo. Sul nostro palco, per mesi. Buffone, 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 buffone. Per mesi gli abbiamo chiesto un incontro, mandato sms, tweet, non si è mai degnato di rispondere. Mai ha osato pronunciare il termine Q96, quasi fosse una bestemmia o una parolaccia. Ed allora, caro Renzi, ora ascoltaci bene ed apri bene le orecchie. E lo facciano anche con l'attenzione che ci meritiamo i ministri che ora siedono attorno al tuo tavolo. Ministro Madia, affacciati alla finestra se hai voglia dopo al Palazzo Chigi quando andremo lì. Anche tu ci devi dare delle risposte, delle spiegazioni sul tuo operato. Ed anche tu, ministro Giannini, dove eri? Durante le prime due settimane di agosto, quando il governo di cui fai parte prima aveva approvato il nostro emendamento alla Camera mettendo la fiducia ed in seguito, senza pensarci troppo, lo ha stracciato al Senato. Possibile che il ministro dell'istruzione non avesse nulla da dire? Ma ecco che appari timidamente, bella abbronzata, beh direi solo abbronzata, per dirci che avete preparato una riforma della scuola invidiabile, coi fiocchi, nella quale Q96 dovrebbe rappresentare un tassello importante. Ma tu, ministro Giannini, l'hai vista davvero questa riforma? Perché sai, voci maligne dicono che in realtà tu sia stata messa da parte e che la riforma l'abbia fatta Renzi in persona. Ma non preoccuparti, lui ti ha superata, è stato abile ed è riuscito a fare ben peggio di quello che avresti potuto fare tu. E tu, cara ministra Madia, nell'ascoltarci dovresti fare più attenzione di tutti. E lo sai perché? Perché nel lontano gennaio 2012, all'inizio della nostra tormentata vicenda, quando l'onorevole Ghizzoni, su segnalazione della collega Marcella, si rese conto dell'ingiustizia fatta dalla Fornero nei nostri confronti e quindi presentò l'emendamento numero 6.19 al decreto mille proroghe, tu, sì, proprio tu, ministro Madia, sei stata una delle firmatarie! Possibile! Possibile che tu sia la stessa persona che al mattino del 3 agosto scorso in commissione affari costituzionali chiese il ritiro dell'articolo 1 bis che ci riguardava? Eppure tu e l'onorevole Ghizzoni siete state allora colleghe di partito e lo siete tuttora. Come spieghi che mentre lei ha continuato a lottare con noi con convinzione e coerenza, tu sfacciatamente hai cambiato parere? Ce lo spieghi? Ti trovi in difficoltà per caso? A dire il vero puoi anche non rispondere, cara Marianna, tanto lo sappiamo tutti perché e non ci fai davvero una gran bella figura. Ma ora ho intenzione di rivolgermi direttamente al capo del governo, al quale voglio dire che noi non abbiamo bisogno di essere stupiti con la sua proposta di riforma, che si prospetta ancora una volta come una ennesima sciagura per la scuola italiana. Caro Renzi, non vogliamo nemmeno essere stupiti sentendo assurdità quali, perché questa è veramente bella, finanziamenti privati alle scuole pubbliche e finanziamenti pubblici alle scuole private. Caro Renzi, lasciatelo dire, hai fatto confusione, forse volevi dire il contrario. Tutti possono sbagliare, correggiti, sei ancora in tempo. Noi Q96 abbiamo invece bisogno di tutt'altro, abbiamo bisogno di essere rottamati. Possibile
che tu abbia voluto sbarazzarti di tutto ciò che secondo te sapeva di stantio, di vecchio, di superato, ed invece vuoi tenere in classe e nelle segreterie persone oltre sessantenni, stanche, demotivate, non più in grado di svolgere bene la loro professione, che è una delle più complesse, più difficili ed usuranti. Brava! Dopo averci blandito con una serie di promesse, ci hai traditi escludendoci senza esitazione dal decreto legge 90, con la motivazione che il nostro problema non era pertinente con le problematiche del settore interessato, quando invece nella stessa riforma della pubblica amministrazione non hai detto una parola ed hai trovato immediatamente le risorse per pensionare i lavoratori di un'altra categoria, i giornalisti, che nulla hanno a che fare con la pubblica amministrazione, in quanto rientrano nel settore privato. Per loro oggi è sufficiente avere 58 anni di età e 18 di contributi, quindi quota 76, ripeto, quota 76. Per noi quota 100 e più non basta. Permetti che ci sentiamo incazzati? Non ti segni a disagio? Non provi vergogna? Evidentemente no. Caro Renzi, pensionare il Q96 sarebbe stato un atto concreto di quella che con tanta enfasi avete chiamato staffetta generazionale. Finalmente gente giovane, linfa fresca in una scuola che tiene bloccati in cattedra gli insegnanti più anziani d'Europa, oltre che meno pagati. Pure tagliata quella. Dopo lo stralcio del nostro emendamento avevi promesso che entro la fine di agosto, e ti ricordo che oggi è il 29, avresti risolto il caso dei Q96. E allora lo devi fare subito, oggi non più, ovvio, visto che hai escluso dal decreto, dal Consiglio dei Ministri il pacchetto scuola, ma lo devi fare in modo decisivo e definitivo, senza ulteriori pretestuose richieste di approfondimento e senza altri rinvii. Docenti e data meritano rispetto, con 40 anni di lavoro hanno contribuito alla crescita della scuola pubblica, ora vogliono passare il testimone ai colleghi precari più giovani. Dimostra allora che siamo noi, dimostra che siamo noi a sbagliare nell'affermare che lo Stato è il responsabile della morte dei diritti. Diritti di coloro che hanno speso una vita per la scuola e diritti di coloro che da una vita attendono di entrarvi. Finisco presto. Vogliamo andarcene subito e tutti, non solo una parte, e senza ricatti sul TFS o con altre ipotesi di decurtazione. Non sognarti nemmeno di accontentarci mandandoci in pensione e punendoci ulteriori penalizzazioni. Noi abbiamo già dato, siamo già stati troppo trattassati, abbiamo già più volte contribuito alla salvezza dello Stato. Voi politici dovete appena incominciare, se mai lo farete. Lo sai, caro Renzi, che i nostri contratti sono fermi dal 2009, pur avendo noi gli stipendi più bassi d'Europa? Lo sai che la maggior parte di noi, pur essendo ormai oltre 60 anni ed avendo già raggiunto 40 anni di contributi, non ha potuto maturare l'ultimo scatto di anzianità che ci avrebbe tra l'altro consentito di incrementare sensibilmente l'assegno della pensione? E i 2 anni in più che finora ci avete costretti a fare non sono già stati penalizzanti? Lo sai, Renzi, che molti miei colleghi a 62 anni suonati, in seguito alle scellerate politiche scolastiche messe in atto in questi ultimi anni, e che continuate a proporre e se possibile anche a peggiorare, si trovano a dover prendere servizio in 2 o più sedi distanti tra loro anche decine di chilometri? Ma ti sembra normale tutto ciò?
pensi che questi sfortunati lavoratori, stanchi e demotivati, molti con problemi di salute tipici dell'età, saranno in grado di dare al loro allievo un'istruzione adeguata? Giuro che finisco. Voglio concludere riproponendoti, caro Renzi, la domanda che una collega ti aveva fatto tempo fa. Tu forse non avrai vista la mail e se l'hai vista certamente ti ha messo in difficoltà. Immagina una classe di 29 alunni con una docente Q96 che potrebbe essere benissimo la loro nonna. E poi immagina la stessa classe con un insegnante giovane, motivata e piena di energie. Renzi, dopo che hai immaginato, noti una differenza? Non la noti? Sei distratto? E allora chiedilo ai tuoi figli. Si sa benissimo che i bambini sono sinceri e non mentono come gli adulti. Sono sicura che ti daranno la risposta giusta. Fidati di loro.